Dopo 10 anni partono i lavori per la messa in sicurezza del tratto della strada provinciale 83 nel comune di Cicerale, interessato da un importante movimento franoso che l'aveva quasi resa impraticabile. Fra 30-40 giorni, dichiara il sindaco Gerardo Antelmo, avremo una parte di strada nuova e soprattutto più sicura. La provinciale 83 della provincia di Salerno, tra le frazioni Monte Cicerale e Cicerale Capoluogo, ebbene, era una strada che era ridotta a metà carreggiata perché interessata da un movimento franoso, ripeto, circa più di 10 anni fa. Ebbene, questa mattina sono orgoglioso perché siamo riusciti ad ottenere quello che ci toccava, nel senso che era un nostro diritto ottenere la realizzazione dei lavori per il rifacimento della strada. Sarà sistemata, sarà messa in sicurezza, sarà fatta una grande gabbionatura su tutta la sede stradale e rifatto l'asfalto. Sarà riportata a quella che era 11 anni fa, grazie soprattutto all'intervento della Protezione Civile e al Genio Civile di Salerno che ha avallato uno stato di fatto che purtroppo rendeva pericolosa la strada. Dovremo chiuderla, ho firmato l'ordinanza questa mattina per chiudere la strada, ma i lavori inizieranno fra qualche giorno perché i tempi sono importantissimi. Grazie al geometra Giancarlo Giordano e a tutto lo staff del Genio Civile della provincia di Salerno, al presidente della provincia di Salerno e alla Regione Campania che ci ha erogato un cospicuo finanziamento per poter realizzare questa opera importantissima. Non è un'opera grandiosa in termini di numeri, ma è un'opera utile. Chiedo scusa ai miei concittadini, per un paio di mesi, credo, forse un mese, speriamo, un mese e mezzo, dovremo chiudere questo tracciato della strada. Abbiamo predisposto già una percorribilità alternativa, ma fra un po' di tempo, fra qualche settimana, avremo una strada tutta nuova che non rischia più di essere un pericolo per i veicoli e per i cittadini che la travolgono.